Abbiamo incontrato Vincenzo Cerami dietro le quinte e l'ormai noto inventore delle storie di Johnny Stecchino e del mostro ci ha raccontato come si scrive un film. Dunque, un film è la cosa più difficile da scrivere e anche la cosa più facile. La parte più difficile è all'inizio, è il primo passo, è l'idea. L'idea è la cosa più difficile che il lavoro, perché tra l'altro non ci vuole neanche il mestiere, lì è un fatto di puro talento, è una bellissima idea, possono averla tutti. Però una volta trovata l'idea, allora si può cominciare a fare tecnicamente un film. L'idea, per essere tale, contiene sicuramente all'interno un conflitto. Non c'è nessuna possibilità di raccontare nulla se non c'è un conflitto, una lotta tra due forze avverse, ecco. Quindi noi sentiamo che c'è un odore di idea quando dentro c'è questo conflitto. Andiamo Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? E allora gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi in Liberia facciamo entrare tu. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te? I ragni, te? A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Molto Cerami nelle parole di Benigni, come in quelle di Antonio Albanese, o di Alberto Sordine, un borghese piccolo piccolo, tratto dall'opera d'esordio del nostro scrittore. Quindi noi sentiamo che c'è un odore di idea quando dentro c'è questo conflitto che è messo in scena. Allora noi cominciamo a fare una prima scaletta di pochi punti in cui diamo l'inizio, cioè l'impostazione di questo conflitto, come si svolge il conflitto e come finisce. Uno scrittore ormai grande grande, capace di spaziare dalla letteratura al cinema alla scena soltanto con le parole. Dopodiché si passa alla sceneggiatura, ma prima di passare alla sceneggiatura c'è da fare un altro passo, cioè bisogna scrivere i dialoghi. Quindi si prende ognuna di queste scene, quelle parlate, e si costruisce il dialogo. Naturalmente potrei parlarvi del dialogo, ma ci vuole molto molto tempo. Quindi si fanno parlare i personaggi, i quali parlano sempre se c'è un conflitto, perché sennò due persone non parlano se non hanno praticamente da farsi guerra in qualche modo, specialmente nella fiction, nelle storie inventate, nello spettacolo, diciamo così. Dopodiché finalmente si fa la sceneggiatura. Che cos'è la sceneggiatura? Si prende ognuna di queste scene e si comincia da capo, si scaletta la scena, ogni scena viene vista come se fosse un film. C'è è fatta ogni scena da una lunga serie di inquadrature. C'è ogni inquadratura, c'è ogni sguardo dello spettatore, viene scritto, c'è un primo piano quando siamo vicini, un campo lungo quando siamo lontani, un mezzo primo piano quando siamo né vicini né lontani. Costruendo, mettendo in ordine questi piani, viene fuori la costruzione appunto di una scena come somma di inquadrature. Naturalmente queste inquadrature possono essere montate in maniera diversa, a seconda di come si montano queste inquadrature, a seconda l'ordine che noi mettiamo di queste inquadrature, questo ordine, diciamo, ci stabilisce il tipo di racconto, più forte, più veloce, più ritmato, più a suspense, più sofferto. Questo dipende dal tipo di film. Dopodiché si scrive la sceneggiatura, si consegna al regista, si consegna alla produzione e lo sceneggiatore se ne va a spasso. La figura dello sceneggiatore è sempre stata un po' negletta, a partire dalla basilare domanda: di chi è un film? Lo sceneggiatore è uno che immagina e propone le sue visioni. Il regista le tramuta in immagini visive. Chi scrive film sa che i suoi testi volano, mentre le immagini del regista rimangono. Tra tutti gli sceneggiatori ricordiamo Ennio Flaiano, l'anima del primo Fellini. Lo scomparso autore, dal carattere cupo e dunque ironico, soleva dire con rammarico che Fellini in 8 e mezzo gli aveva rubato l'infanzia. E soprattutto che lo sceneggiatore è uno che ha tempo da perdere. Dunque, Flaiano ha detto che la poesia è una vita di scorta, ma probabilmente non soltanto la poesia. Ogni volta che ognuno di noi si distacca dal tran-tran quotidiano, ogni volta che prova a fantasticare, ogni volta che prova a immaginarsi un'altra realtà in cui far accadere le cose, noi già stiamo vivendo in un altrove, che ci inventiamo, però
stranamente, se fosse proprio una vita di scorta, noi ci inventeremmo sempre delle storie edificanti, belle, in cui finalmente siamo contenti. Svegliati. Che c'è? Ma che fai? Oh, funziona in pieno. Funziona che? Schopenhauer. Ma lo sai che ho detto in questo momento, prima che ti svegliassi, svegliati, ta! Ti sei svegliato al colpo. Ma guarda, è incredibile sta teoria. Ma come avviene tutto questo? Avviene che mi urlavi svegliati negli orecchi. Per questo mi sono svegliato. E quando uno scrittore eclettico come lei decide di far diventare un'idea, un soggetto, film o racconto, romanzo o qualunque altra cosa? Ecco, io personalmente non faccio lo sceneggiatore di professione, io sono un narratore. Non sono nemmeno uno scrittore, sono un narratore. Qualcuno a cui piace, forse ha l'ossessione di raccontare storie comunque in qualche modo. Essere nella finzione, insomma, quindi io faccio cinema, letteratura, teatro, e quindi io invento storie, invento e lì a volte ho delle idee per una storia, per esempio mi viene in mente una storia che è avvenuta, non so, nella realtà, io immagino una storia che è avvenuta, non so, nel Settecento da qualche parte e poi dopo penso come farla, forse è meglio in teatro o il cinema o la letteratura, a seconda, per esempio se ci sono molti pensieri in questa idea, allora è meglio la letteratura. Se ci sono per esempio pochi luoghi, c'è un conflitto che si svolge in pochi ambienti, forse è meglio il teatro. Oppure invece se c'è molta azione, molti spostamenti di luoghi, viaggi, passaggi di tempo, eccetera, forse è meglio il cinema. Poi magari si scopre che, insomma, che la soluzione è quella più inaspettata, ecco, magari ci sono tantissimi ambienti, dici però comunque è meglio in teatro, certo, tutto può succedere. E quindi ho scelto, a volte invece mi vengono delle idee direttamente nel linguaggio scelto, per cui se devo fare un film, in genere penso subito ad un film, penso ad una storia ambientata ottima per il linguaggio cinematografico. Ecco. Però è un mio forse andato, ti ho detto non ci urla, siamo in centro. La chiave! La comicità, potrei stare qui a parlarvi di come si scrive la velocità, la comicità, di come si tenta di scrivere, è la cosa più difficile in assoluto la comicità, perché è una drammaturgia tutta matematica, tutta geometrica, quindi tutta spiritociometria piuttosto che lì si lavora con la maschera e quindi si lavora con strutture ferre, con gag, bisogna costruire una gag dietro l'altra, una gag dietro l'altra, quindi è molto molto difficile. Basta avere la chiave giusta. E dove sarà questa chiave? Ah, lo sa il cielo, si sta aprendo. Allora diceva che insomma questa chiave che lei dice sempre di sì, bisogna farla venire dal cielo, eh? Eh sì. Vabbè, io ci provo, se la Madonna me la buttasse anche a me, non si sa mai, eh? Proviamo. Maria, la chiave! È questa? Abbiamo detto delle cose importanti, Maria, sì. Le parole sono davvero importanti, e non soltanto perché così è per ogni scrittore che si rispetti. Cerami gioca con le parole, come un prestidigitatore fa con le carte, tirandole fuori da ogni parte, inesauribili. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa.